Il presidente Svimez conclude la Summer School di 28enne su Europa e regioni. Entro una settimana il processo dell'autonomia differenziata sarà concluso. Non ha senso dunque dibattere se siamo d'accordo o meno. Il dado è tratto, ma la riforma porrà nuovi problemi. Li dobbiamo affrontare con il confronto e non con lo scontro, evitando le risse in Parlamento. Il presidente della Svimez ricorda le sue posizioni. Siamo stati i primi a scendere in campo non contro l'autonomia differenziata, ma soprattutto contro il modo pericoloso in cui è stato rapportato avanti questo progetto. L'argomento è rilevante anche in riferimento a quanto sta accadendo in Europa. Noi potremmo essere l'elemento stabilizzatore di un sistema in fibrillazione, invece crediamo che il problema stia nel rapporto tra Nord e Sud Italia, senza capire che invece è quello del posizionamento dell'Italia intera nel contesto europeo e globale. Puntare sullo sviluppo è una priorità, che è cosa ben diversa dalla coesione. Stiamo regredendo e spaccando il paese in due, è un suicidio anche per il nord. L'Italia è il grande malato d'Europa, ma non solo il sud. La Lombardia, l'Emilia e il Veneto hanno perso posizioni rispetto all'Europa, si illudono di cavarsela perché attirano le migliori forze del sud, ma piano piano peggiorano anche le loro situazioni. Non si salvano alzando ponti elevatoi. Cosa servirebbe allora per promuovere lo sviluppo? Soprattutto idee, anche quelle più semplici.